mi sono deciso di fare quest'anno un'altra lettura del Vangelo di Giovanni, non più attraverso le feste che nel Vangelo di Giovanni vengono menzionati e attorno alle quali Giovanni raduna un materiale evangelico che vuol far vedere come la festa giudaica sia in realtà compiuta nella vicenda di Gesù. Non seguiamo neanche il testo con i suoi capitoli, vogliamo dunque leggere il Vangelo di Giovanni attraverso i personaggi. I personaggi. Questa è una lettura nuova per me, ma anche è una lettura abbastanza nuova all'interno dell'esegesi. Lo vedremo dovuto soprattutto all'importanza che ha preso in questi ultimi anni la narratologia. Io avevo tentato un cammino di questo genere attraverso una serie di incontri che avevo fatto a Vercelli e che poi erano stati raccolti in quel libro Gli amici di Gesù. Là pure avevo cercato di leggere dei personaggi, Abramo, Elia, Davide, fino al Nuovo Testamento, Maria, Giovanni Battista, Pietro e Paolo. Però l'operazione che facciamo adesso è ancora differente, perché non si basa su molte fonti, ma si basa su una sola fonte, il Vangelo di Giovanni. Letto come dramma, letto soprattutto come narrazione di un dramma, e all'interno di questo dramma dunque i personaggi. È chiaro allora che oggi pomeriggio in queste introduzioni, e tutte le introduzioni sono un po' noiose e qualche volta un po' difficili, e io ve ne chiedo scusa, ma dobbiamo farla se voi volete avere nei giorni prossimi una maggior fecondità nell'ascoltarmi, io dovrò trattare soprattutto due problemi. Il primo, proprio quello che riguarda la nostra lettura, la lettura del Vangelo attraverso i personaggi. Il secondo punto sul quale mi fermerò è sul quarto Vangelo, che risulta un Vangelo altro. Ripeto con forza questo aggettivo, è un Vangelo altro rispetto ai sinottici. Sia perché i sinottici, e lo vedremo più estesamente, hanno una interdipendenza tra di loro, voi lo sapete. Entrambi e tutti e tre i sinottici, in qualche misura, sono un'utilizzazione di un Vangelo, quello di Marco, al quale vengono aggiunte delle fonti proprie di Matteo, fonti proprie di Luca e un'altra fonte comune riguardante parole di Gesù. Ma altro perché è un Vangelo davvero che si stacca dagli altri tre come materiale, come genere letterario, come trama, come lettura della figura di Gesù, come emergenza di personaggi che nei tre sinottici non ci sono. Però prima di iniziare il corso vi voglio leggere tre parole che sono molto importanti. La prima è una parola che viene dal Midrash. Non spaventatevi della parola, il Midrash, termine che significa a grandi linee, non andrebbe tradotto così, ma lo traduco velocemente, significa commento, frutto di uno scavare nel testo. Il Midrash è un commento rabbinico che è stato fatto pressoché a tutta la Bibbia,
è stato fatto nei secoli successivi a Gesù Cristo, ma molte tradizioni rimontano al giudaismo prima di Gesù e poi sono state codificate. Ebbene, il Midrash dice una parola che per noi cristiani può sembrare strana, ma che aiuta molto invece il tipo di lettura che io farò in questo corso. Pensate che bella parola, viene citata sovente da Martin Buber. Dio, benedetto egli sia, ha creato gli uomini perché Dio adora i racconti. Pensateci bene, si dice che Dio ha creato gli uomini perché adora i racconti, cioè perché gli uomini finiscono sempre per raccontare. E il racconto è l'unica possibilità che l'uomo ha per dire se stesso e per dire il suo rapporto con Dio. A commento di questa parola, Martin Buber, nei racconti dei Cassidim, così annota: a un rabbi, il cui nonno era stato discepolo del Baal Shem, questo grande maestro cassidico, fu chiesto di raccontare una storia. Una storia, egli disse, va raccontata in modo che essa stessa sia un aiuto. E raccontò: mio nonno era storpio. Una volta gli chiesero di raccontare una storia del suo maestro. Allora raccontò come il suo maestro soleva saltellare e danzare mentre pregava. Mio nonno, raccontando questo, si alzò e il racconto lo trasportò tanto che ebbe bisogno di saltellare e danzare come faceva il maestro. Da quel momento non fu più storpio e guarì. Così vanno raccontate le storie. Ecco, è significativo in sostanza. E quello che noi diremo va visto proprio con l'importanza che deve essere data al racconto, alla narrazione. Vi basti, perché torneremo sovente a questa parola, il versetto del prologo di Giovanni 1,18. Dio nessuno l'ha mai visto, cioè Dio non lo si vede, resta invisibile. Giovanni dice qui in modo nuovo quello che l'Antico Testamento testimonia come un adagio: chi vede Dio muore. Dio nessuno l'ha mai visto, nessuno mai lo potrà vedere in tutta la sua vita. Ma il figlio unigenito, che è nel seno del padre, ce ne ha fatto la narrazione, ce ne ha fatto il racconto, in greco exegesato, e Gerolamo, con la sua solita acuta intelligenza, traduce in latino e narravit, ne ha fatto la narrazione. Allora vedete, il Vangelo di Giovanni, proprio lo dice il prologo stesso, è una narrazione e va letto più degli altri Vangeli come racconto, come narrazione. Ecco perché allora si presta più degli altri a essere letto attraverso i personaggi. Nei sinottici no, nei sinottici qualche personaggio c'è, ma alla fin fine nei sinottici, guardate, forse Pietro risulta un personaggio, perché di lui abbiamo qualcosa dalla vocazione alla confessione fino al momento del tradimento, ma salvo lui, qualcosa del Battista, non ci sono personaggi.
in Giovanni noi vedremo che invece c'è un'emergenza dei personaggi, che addirittura si caricano di una tipicità, diventano un paradigma, diventano capaci di rappresentare dei mondi. La samaritana, i samaritani, Nicodemo, i giudei, l'ufficiale regio, i pagani. E poi, anzi, Giovanni ama far vedere i personaggi in tutto il racconto di Gesù. Li fa emergere, li ripiglia, in modo che in essi noi vediamo addirittura una vicenda. Vedremo che tipo di vicenda. Lo dico subito, la vicenda della fede. In Giovanni l'essenziale sarà proprio la vicenda della fede, a tal punto che i personaggi si possono chiamare in Giovanni figure della fede, figure della fede. Cerchiamo adesso di dire qualcosa su questo nostro metodo. Vi dicevo che oggi si parla molto di teologia narrativa in questi ultimi decenni, cioè una teologia che si fa discepola dell'arte del narrare. La teologia fino a 40 anni fa, 50, era soprattutto interessata ai concetti, alle argomentazioni. Non si interessava della narrazione della salvezza. Invece negli ultimi decenni l'interesse è andato proprio alla narrazione dell'opera del Signore. Chi dice salvezza deve narrare la salvezza operata da Dio. Certamente le scienze del linguaggio hanno avuto proprio un'attenzione particolare a questo tema della narrazione. Pensate solo, Heidegger si era mosso in questo senso, addirittura c'è una frase significativa: a distinguere gli uomini dalle bestie è la forza irresistibile della narrazione. Le bestie non raccontano, noi uomini raccontiamo, sempre, da sempre. La cultura nasce come narrazione, se ci pensate bene. Ognuno di voi pensi un momento com'è importante che noi siamo conosciuti attraverso la nostra storia. Non ci basta che dicano, ma sì, bianchi e uno piuttosto coi capelli bianchi, due sopracciglia fortissime, è molto rotondo. Noi vogliamo sapere di chiunque e cominciamo a conoscerlo quando qualcuno racconta di sé. Racconta di sé, allora diventa immensamente umano. Non so se avete mai letto un libro molto bello di Kopp, ve lo consiglio, edito da Adelphi ormai 20 anni fa, Se incontri il Buddha. Qualcuno di voi l'ha letto? No, forse. Provate a leggere questo libretto, è un libro molto intelligente. Comunque Kopp dice: ciò che rende un uomo massimamente umano dipende dal suo sapere chi è adesso lui, perché può ricordarsi chi è stato e poiché sa chi spera di diventare. Tutto ciò deriva dalla sua capacità meravigliosa di raccontare la propria storia. Ogni uomo deve lavorare sulla narrazione della propria storia per poter riprendere la sua identità personale.
Le persone che tengono diari finiscono sempre per raccontarsi. E raccontarsi è una cura di sé. È uscito un bel libro anche su questo tema, Raccontarsi come cura di sé, 2-3 anni fa. Si potrebbe addirittura dire di una persona, narrami la tua storia e ti dirò chi sei. E questo tra gli innamorati avviene. Chi di voi ha avuto una storia d'amore sa che a un certo punto l'amore si è particolarmente illuminato il giorno che uno ha detto raccontami la tua storia e ha visto quello come un modo di conoscenza dell'altro. Rosenzweig, questo grande ebreo filosofo credente nella stella della redenzione, chiedeva una filosofia narrante, cioè una filosofia che si interessi al farsi della realtà. Lui diceva una filosofia che privilegi non il sostantivo ma il verbo, e il verbo con i suoi tempi. Ecco, noi siamo in una stagione in cui teologia ed esegesi riscoprono dunque l'importanza della narrazione, riscoprono la struttura narrativa, si sono rese conto che la prima forma con cui si è detto qualcosa di Gesù è la narrazione. Permettetemi in questa introduzione di intervenire al di là del filo, ma per farvi capire alcune cose. In fondo Gesù era un rabbi, era un maestro, come tanti altri c'erano in Palestina nel suo secolo. Però vedete, si è sentito da parte dei suoi discepoli il bisogno non di trasmettere la sua dottrina. Se io piglio Rabbi Lel, Rabbi Shammai o Rabbi Gamaliele, che per gli ebrei sono stati più grandi di Gesù, ebbene io ho la dottrina di questi rabbi contemporanei a Gesù. No, invece i discepoli hanno sentito che era importantissimo non trasmettere la dottrina di Gesù, ma narrare Gesù, fino a trasmettere attraverso la narrazione la sua dottrina. Per cui quando Marco ha inventato il genere letterario Vangelo, è Marco che l'ha inventato, lo sapete, Marco ha inventato una storia che va dal battesimo di Gesù fino alla sua morte e ne ha fatto un racconto, il racconto che ha chiamato Buona Notizia, Evangelion. Ma è innegabile che il Vangelo è una narrazione, non è un insieme di concetti, non è un libro di dottrina, è una narrazione, soprattutto quella. E la teologia l'ha scoperto, e oggi vuole essere teologia narrativa. Addirittura voi avrete sentito tante volte anche all'interno negli itinerari pastorali che vengono fatti qua e là che si dice ma la gente ha bisogno di una teologia narrativa, non di una teologia fatta solo di concetti, come si esprimeva il catechismo di Pio X. Ma una teologia narrativa, e se voi pigliate il catechismo della Chiesa Cattolica, quello pubblicato, il catechismo di Giovanni Paolo II, pubblicato 10 anni fa, in realtà non usa più i concetti, ma al primo posto c'è la narrazione di tutta la vicenda di Gesù. Insomma, che cosa abbiamo capito noi con l'aiuto delle scienze del linguaggio? Abbiamo capito che è importante all'interno della storia della fede narrare, raccontare. Noi sapevamo già alcune cose, ma voi sapete,
Molte cose che si sanno non sappiamo pesarle. Dicevano già i padri della Chiesa, la maggior parte delle cose che i cristiani sanno non sanno pesarle. Noi sapevamo quello che è detto nel Salmo 78, vi leggo questi versetti straordinari. Ciò che abbiamo udito e conosciuto, che i nostri padri ci hanno raccontato. Noi non lo terremo nascosto ai nostri figli, lo diremo alle generazioni future. Racconteremo le lodi del Signore, la sua potenza, racconteremo le meraviglie che ha compiuto. In fondo la vicenda della fede avviene attraverso la narrazione di generazione in generazione di quel che Dio ha compiuto. C'è stato l'Esodo, i padri hanno raccontato l'Esodo, la Pasqua è stata raccontata di generazione in generazione, Gesù ha raccontato la Pasqua, vivendola addirittura, assumendola, e guarda caso, ha chiesto a noi cristiani di raccontarla sempre nella convocazione liturgica eucaristica. Che cosa c'è al cuore dell'Eucaristia? Il racconto. La sera in cui fu consegnato, prese il pane e prima, attorno al di là di queste parole, tutta la narrazione, a partire dal prefazio, tuo Dio hai fatto, hai compiuto nell'Antico Testamento fino al Nuovo, è un raccontare. Vedete com'è importante dunque la narrazione? Nel quarto Vangelo, la narrazione, vi dicevo, però assume un rilievo forte che è espressamente proclamato dall'Evangelista. Il Vangelo, quarto, è una narrazione di Dio, esegesato del prologo 1,18. Dunque, che cos'è il Vangelo? Vuole narrare Dio tramite la vicenda umana di Gesù. E di conseguenza poi Gesù è narrato come parabola di Dio. Tutti i quattro Vangeli hanno una struttura narrativa. Il Vangelo di Giovanni ha una forma precisa e consapevole. È il Vangelo narrante per eccellenza. E la narrazione è affidata a un testo scritto. In Giovanni, vedete, ho sostato su questa parola del prologo 1,18, che è all'inizio, è una delle frasi conclusive del prologo. Poi qui c'è tutto il Vangelo. Ma significativamente questo versetto fa da cornice. Se io metto una cosa in rilievo all'inizio, significa che io voglio delimitare bene il testo, gli faccio una cornice. Un quadro senza cornice perde sovente la sua importanza. Perché mettiamo le cornici ai quadri? Ve lo siete mai chiesto? Perché la cornice ne delimita il campo, fa convergere gli occhi in uno spazio, prepara attraverso una specie di approssimazioni quello che deve essere visto e contemplato. Ebbene, c'è un processo di questo tipo anche letterario, normalmente si chiama il processo per inclusione, in cui attraverso delle affermazioni che fanno da cornice si vuol mettere in rilievo tutto quello che sta al centro, ma diventano le chiavi per leggerlo. Allora all'inizio certamente c'è questa: Dio nessuno l'ha mai visto, ma l'unigenito ce ne ha fatto il racconto, l'exegesato. Ma perché ce l'ha fatto il racconto? Noi lo seguiamo tutto il Vangelo,
Andiamo a vedere un momento alla chiusura, se non c'è allora un pandan alla cornice iniziale. E noi cosa troviamo alla chiusura del Vangelo al capitolo 20? Voi sapete che il Vangelo di Giovanni finiva lì, poi è stato aggiunto dai discepoli il capitolo 21 e avremo delle ragioni per dire il perché. Ma la conclusione è: molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Allora, tutto questo è un libro, vedete la consapevolezza di Giovanni. È una consapevolezza che non trovate né in Marco né in Matteo. Luca ce l'ha di più come consapevolezza di storico. Nel prologo Luca dice: ho fatto un'indagine di tutte le cose che sono succedute ascoltando i testimoni e vi faccio adesso la relazione, la storia. Ma Giovanni è estremamente più acuto. Molti segni sono stati scritti in questo libro, ma non tutti. Questi, che vanno dal capitolo 1 fino al 20, sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo. Ecco la finalità, è la fede. La fede è la finalità per cui sono stati scritti. E perché credendo, dunque avendo a questo punto una fede perseverante, faremo poi un'esegesi precisa, perché abbiate la fede e perché mantenendo una fede perseverante, è una specie questa di preoccupazione di Giovanni, la fede non può essere di un momento. La fede è qualcosa che dimora, resta. Vedremo un verbo che lui ama e che applica ai suoi personaggi, il verbo menein, dimorare, dimorare, restare, perseverare. E perché con una fede perseverante abbiate la vita. Abbiate la vita. Nel prologo, in lui era la vita, il figlio, abbiate la vita. Vedete, all'interno di questa cornice è molto importante capire che il Vangelo è un libro scritto perché il lettore arrivi a credere. Il lettore abbia una risposta a ciò che è narrato e il lettore risponda con la fede. Ma se il lettore risponde con la fede, significa che il lettore deve diventare interprete e la fede non si gioca direttamente tra il lettore e Gesù, ma la fede si gioca tra il lettore e il testo scritto dall'evangelista, dall'autore, attorno a Gesù. Questo è molto importante, perché vedete, questo dà lo statuto della scrittura e dunque della parola di Dio nella Chiesa. Noi non possiamo credere in Gesù senza la mediazione del testo. Ma un testo che è stato voluto dall'autore perché voi crediate e credendo abbiate la vita eterna. Ma è un testo che deve essere anche interpretato assolutamente dal lettore. L'incontro tra Gesù e me, che leggo il testo di Giovanni, è mediato da un dialogo tra di me e l'evangelista, e esige tuttavia un mio ruolo attivo di interpretare il Vangelo. Ecco, parla del testo, sono formule inventate da lui 25 anni fa, lui parlava del testo come opera aperta,
diceva che il testo è sempre incompleto, che un testo è sempre reticente. Un testo lascia al lettore l'iniziativa di interpretare. Aveva una bellissima formula che ha ripreso in un suo libro. Il testo ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a funzionare. Foucault diceva il testo ha bisogno di qualcuno che lo risusciti. Altrimenti, lui diceva giustamente, la Bibbia è un cimitero. Cimitero come quelli italiani, ecco i loculi. Ogni loculo è un libro. Là c'è davvero lo sta scritto morto. Se uno non apre quel libro, non fa scorrere la voce su quelle parole scritte nero su bianco, non risuscita il testo sta di là in biblioteca. Alle vostre spalle c'è un meraviglioso cimitero di 40.000 morti, che sono i volumi. Se voi non li andate a risuscitare, sono morti per sempre.